Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo del perché il DVB-T2 è obsoleto ed è possibile ignorare lo switch off del DVB-T2. E nella seconda parte invece parleremo del perché il DVB-T fu una iattura politica ed una ciofeca tecnologica che fu imposta e rifilata agli italiani da politici stupidi e ladri per perpetuare interessi politici e personali, castrando l'interesse del popolo italiano ad avere un sistema informativo multipolare. La bloggata audio è del podcast è molto lunga, non perdiamo tempo ed iniziamo subito a discutere i temi. Andiamo direttamente al core tecnologico della bloggata. Oggi come oggi sono diventate obsolete e superflue tutte le reti di trasmissione radiotelevisive in frequenze terrestri, sia sul DVB-T1 sia sul DVB-T2 come strumento per la fruizione di contenuti multimediali. La sempre più capillare diffusione e presenza della banda larga nei paesi del primo mondo ed anche in Italia, sia in potenti versioni ADSL quanto in fibra ottica nelle sue varie declinazioni, permettono oggi all'utente di visionare contenuti multimediali della stessa qualità televisiva, avendo però a disposizione contemporaneamente una connessione dati bidirezionale da molti megabit in upload. Ad esempio, con una classica ADSL da 14 megabit al secondo in download e 2 megabit al secondo in upload, due computer da un router hanno 7 megabit al secondo di banda disponibile in download, un valore più che sufficiente per fruire di un ottimo streaming via internet, oltre ad 1 megabit al secondo di banda in upload, un dato che è più che sufficiente per navigare e fare modeste videoconferenze a bassa risoluzione. Con della fibra ottica FFTC-FFTE da 100 megabit al secondo in download e 20 megabit al secondo in upload, 4 computer hanno 25 megabit al secondo di banda disponibile, un valore più che sufficiente per fruire di un ottimo streaming via internet. Con 5 megabit al secondo di banda in upload, che è un valore più che sufficiente per fare delle videoconferenze online con una buona risoluzione video. Una fibra ottica FTTH da 1 gigabit al secondo in download, condivisa da un router adeguato su 4 computer, permette circa 250 megabit al secondo di banda in download, che è un valore stratosferico di dati, che può trovare un collo di bottiglia più nel computer, notebook o pad degli utenti a causa di limitazioni della RAM e del clock e della CPU e dell'efficienza dei sistemi operativi, piuttosto che nelle reali capacità di trasferimento dati. Quindi, oggi come oggi si può mandare a fanculo il DVB-T2 con tutti il relativo switch off. Come non pagare il canone RAI rimuovendo il consumo televisivo sostituendolo con lo streaming via internet. Tutti i dati in riferimento a questa mia bloggata audio la trovate in descrizione nel link indicato appunto nella descrizione di YouTube, dove troverete una lunghissima bloggata anche con appunto una relativa specificazione. Allo stato attuale della normativa, anche il vecchio televisore CRT
dotato di sintonizzatore analogico che sarebbe due generazioni distante dal DVB-T2 e quindi incapace di ricevere sia il DVB-T1 quanto il DVB-T2, avendo però il vecchio televisore un sintonizzatore, vi impone legalmente di pagare il canone RAI. Vecchio televisore, però, se non ci siete affezionati, quello a tubo catodico, potete buttare e quindi potete risparmiare i relativi 90 euro. Sempre che a casa non abbiate altri televisori con relativo sintonizzatore e nemmeno radio o ricevitori satellitari o set top box, quelli per il digitale terrestre 1. Purtroppo i nuovi televisori dotati di sintonizzatore DVB-T1, ancorché incapaci di ricevere il DVB-T2, non possono essere riciclati come monitor, in quanto vi imporrebbero di pagare il canone RAI, essendo appunto questi apparecchi dotati di sintonizzatore, ancorché inutilizzabile. Considerato però che il canone RAI è di 90 euro all'anno, vendendo il vostro televisore inusato risparmierete quindi i relativi 90 euro all'anno, che ci potete comprare un monitor da computer che, essendo senza sintonizzatore, lo potrete collegare ad un computer dotato però di una connessione internet. In questo modo, spedendo una raccomandata all'Agenzia delle Entrate ogni anno con ricevute di ritorno, comunicherete che non avete a casa nessun televisore o nessun sintonizzatore, né analogico né digitale T1 né digitale T2, e di conseguenza vi potrete risparmiare i relativi 90 euro di canone RAI. Potrete però fruire lo streaming dal vostro computer. Veniamo ora alla seconda parte del podcast, che è parecchio tecnica. Allora, in breve, i difetti del DVB-T. Il DVB-T non era tecnologicamente scalabile, perché le frequenze nell'etere sono date. Più di tanto non si può espandere l'offerta aggiungendo canali, perché dei limiti fisici determinano uno spazio finito di trasmissione del DVB-T, mentre sul satellite la banda di frequenza è molto più ampia. Qualora si dovesse riempire di canali un satellite occupando tutti i transponder, basterebbe semplicemente costruire un altro satellite e metterlo in orbita geostazionaria, avendo risolto il problema. Non parliamo poi di internet, dove la capacità di indirizzamento dell'IPv6 è di parecchi miliardi di IP, per cui problemi di visibilità non ce ne sono. Il DVB-T alzava all'epoca barriere all'entrata, perché già all'epoca del primo switch off sul bidone del DVB-T c'era già telecamere digitali che con una presa firmware oppure USB e un programma di editing audio video ed una connessione a internet si poteva mettere in rete le proprie fuffe o per fare informazione anche per eventualmente per le piccole antenne. Il DVB-T non era idoneo ad un mercato unico multimediale europeo, perché il DVB-T ha uno spazio potenziale di soli 60 per X canali, dove 60 è la somma dei canali in UHF più VHF, mentre X è un fattore di compressione che si aggira tra 1.4 ed 1.5, e quindi il massimo possibile è intorno ai 300 canali. Tuttavia, all'epoca dello switch off, il numero delle antenne, ossia delle emittenti radiotelevisive nazionali e regionali e locali, era molto superiore ai 300 canali. E quindi era ovvio che c'erano antenne che non avevano visibilità nazionale,
ma avrebbero potuto giovarne se avessero avuto visibilità europea. Infatti c'è da considerare che la decisione presa dal centro-sinistra e confermata dal centro-destra e poi rifinanziata dal centro-sinistra fu una scelta tecnologica assai opinabile, in quanto la direzione tecnologica che fu imposta al mercato italiano fu anacronistica rispetto alla digitalizzazione low cost che con internet e le telecamere digitali già offrivano con YouTube e Dailymotion, uno spazio di libertà con lo streaming e la pluralità informativa capace di garantire più libertà d'espressione di quanto il DVB-T potesse offrire. Il DVB-T sarebbe stato invece uno standard di trasmissione e diffusione più opportuno alle pay TV piuttosto che ai modelli di televisioni pubbliche e commerciali, dato che il DVB-T era un protocollo ed è un protocollo di trasmissione terrestre incapace di superare i problemi orogenetici del territorio nazionale italiano. Tant'è che i ripetitori dei DVB-T, sia uno che due, si alimentano dalle reti di contribuzione. Cosa sono le reti di contribuzione? Le reti di contribuzione lavorano con il DVB-S, che oggi è in DVB-S1 e presto diventerà poi in DVB-S2. Quindi si capisce che tutti i ripetitori terrestri italiani che trasmettono oggi in DVB-T1 e che poi dopo lo switch off diventeranno DVB-T2 continueranno ad alimentarsi dalla rete satellitare, per cui non si capisce perché lo stupido legislatore italiano durante lo switch off tra analogico e digitale all'epoca abbia imposto il vetusto standard del DVB-T1 piuttosto che un più moderno DVB-S1 con banda larga ed IPTV. Le piccole antenne locali che un tempo trasmettevano in analogico, invece di chiudere nel passaggio al DVB-T1 per assenza di fondi con cui finanziare gli investimenti costosi, avrebbero potuto essere irraggiate con bassi costi con l'uso di costellazioni di satelliti, ottenendo una visibilità potenziale in tutta Europa con la diffusione del set-top box. I possessori di parabola motorizzata oppure fissa ma con doppio o triplo LNB avrebbero potuto accedere ad un botto di canali, da un minimo di 1100 canali con un LNB a 3300 canali con una padella con 3 LNB, figuriamoci con una motorizzata che si arriva intorno ai 40.000 canali. Ora anche uno scemo capisce che il passaggio dall'analogico all'epoca al digitale in DVB-T1 avrebbe potuto invece essere un importante volano turistico per l'Italia se invece del DVB-T1 si fosse scelto il DVB-S, cioè il satellite, cioè le reti di contribuzioni che illuminano tutta Europa. Le piccole antenne che un tempo avevano visibilità locale e regionale sul satellite avrebbero avuto visibilità europea. Certo, il retro della medaglia era che il duopolio Rai e Mediaset avrebbero finito di essere monopolisti. Mediaset non avrebbe più fatto extra profitti dal modello della obsoleta TV generalista. La Rai e la propaganda politica non avrebbe più orientato il corpo elettorale. Ci sarebbero stati 6 stronzi in un mare di 3.000 canali. Quindi i problemi per quanto riguarda la par condicio non ci sarebbero proprio stati. Se poi si considera che sul satellite è possibile quindi aggiungere meglio che sul DVB-T1 e 2
multiple piste audio in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e in italiano, cioè i ceppi dominanti in Europa, probabilmente sarebbe iniziata a crescere da 10 anni nel pubblico europeo, irreggiato dai canali satellitari tematici europei con multiple piste audio, un'inconscia consapevolezza che la UE, forse, avrebbe potuto diventare anche qualcosa di diverso, come ad esempio la CED De Gasperi, ossia gli Stati Uniti d'Europa, ossia Comunità Europea di Difesa. Ma si ritorna a bomba sui vecchi discorsi. La sinistra comunista e leninista si è sempre opposta alla CED De Gasperi, mentre all'epoca Mr. B evidentemente forse temeva l'avvento dei reati federali europei. Punto di domanda?